Un saluto a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come potete ben vedere, oggi sono fuori, il tempo qua in Germania è bruttissimo, è tornato praticamente l'inverno, ma lo prendiamo così com'è. Un video che non lascia margini di fraintendimenti, perché sarò chiaro, il mio pensiero è come il vostro, perché come voi ben sapete, prima di parlare di determinati argomenti mi prendo qualche ora, magari un giorno di tempo, per cercare di capire qual è la vostra reazione a proposito dell'argomento che vado proprio a trattare. Prima di partire con il vero e proprio contenuto del video, come sempre io ti invito a mettere un bel like a questo video, perché ne vale davvero la pena. Commenta sempre solo dopo aver visto il contenuto per intero. Se ancora non sei iscritto al canale, prima fatti un giro nei contenuti passati. Se ti piacciono, ti iscrivi e attiva la campanellina, perché diventa fondamentale per quanto riguarda le notifiche che ti arriveranno sui futuri video che porterò. Condividi questo video perché il canale sta crescendo, voi state crescendo insieme a me. Vi ringrazio di cuore per il vostro supporto, ringrazio di cuore anche tutti gli abbonati al canale. Piccola premessa, detto questo, partiamo, perché non Juve, no parti. La Juventus deve salvare il campionato italiano. Dopo tutto quello che è successo, la Juventus si prende carico di portare avanti questo schifo che si chiama Banana League, perché come abbiamo visto ieri, sentito, per quanto riguarda i diritti TV e le offerte al ribasso che sono arrivate, che cosa ha pensato la Federazione Italiana Gioco Calcio? Di mettere la Juventus nelle partite delle 12:30, in maniera da rendere più appetibile questo campionato, questa Banana League, nei confronti di un pubblico oltreoceano. Un pubblico che fino adesso il campionato italiano lo ha guardato pochissimo, ma che diventa appetibile nel momento in cui viene a mancare quello europeo. Perché come abbiamo visto sia in Italia che in tutta Europa, sono state milioni le disdette da parte dei tifosi juventini, la fetta più grossa che manda avanti il calcio italiano. Questo ha portato a un ribasso per quanto riguarda i diritti TV che spettano all'Italia. Infatti il campionato italiano si aspettava 1.200.000.000 di euro di contributi per quanto riguarda i diritti TV, l'offerta è stata non più di 600 milioni. Questo fa capire che questo campionato non è proprio visto, anzi non è seguito quasi più da nessuno. Allora loro che cosa hanno pensato? Mettiamo la Juventus alle 12:30, così facciamo più ascolti, magari oltreoceano, dato che il fuso orario di alcuni paesi al di là dell'oceano, come ho detto prima, è perfetto e preciso per l'orario della partita di pranzo. E così mettiamo la Juventus. E la Juve che cosa fa? Accetta tutto, così come disse Allegri: noi accettiamo tutto. Quando fu di un episodio gravissimo contro la Juventus e gli fecero la domanda nel post partita, Allegri rispose così: noi accettiamo tutto, per noi va bene tutto. E questa è la prova. La Juventus che cosa farà a riguardo di questa decisione? Molto probabilmente nulla. Accetterà, andrà ad aiutare, a dare una mano a questa Federazione Italiana Gioco Calcio, che l'ha vessata, surclassata, l'ha distrutta in questo anno, dando prima dei punti di penalizzazione, poi tirandoli via, poi ridandoli, poi togliendogli il diritto a partecipare a una Champions League che si era guadagnata sul campo, ricordiamo sul campo, perché Allegri ha fatto malissimo, ma nonostante ciò la terza posizione in classifica l'aveva raggiunta sul campo. Quindi noi non solo siamo stati vessati, siamo stati distrutti, ma adesso ci mettiamo anche con loro, facciamo patti con loro, li aiutiamo a tirar fuori questo schifo di campionato dalla merda dove si sono messi. Tutto questo perché? Per fare la guerra alla Juventus. Il pensiero, e arriviamo adesso, e poi vi invito tutti voi a commentare e a dirmi la vostra, il pensiero di tutti gli juventini è che la Juventus assolutamente deve negare la possibilità di giocare tutte le partite, oppure la maggior parte delle partite alle 12:30. Deve essere trattata così come l'Inter, il Milan, il Napoli, la Lazio, la Fiorentina, come tutte le altre squadre. Non siamo la gallina dalle uova d'oro. Noi non siamo quelli che vi vengono a tappare i buchi quando voi create delle voragini, perché le voragini le avete create proprio per cercare di distruggere la Juventus. È stato un cane che alla fine si è morso la coda. Il pensiero della maggior parte dei juventini è che Erkan deve vendere la Juventus. È l'unica
soluzione che ci possa essere per questa società. La proprietà deve vendere, perché sono visti malissimo. Qualsiasi cosa faranno sarà sempre vista male. Per di più, non sono in grado di difendersi e non sono in grado di rappresentare una tifoseria che è la più vasta di tutta l'Italia. La Juventus ha la tifoseria più numerosa di tutta Italia e non ci meritiamo di essere trattati così. Ditemi voi che cosa ne pensate qui in questo video, fatemelo sapere con un commento. Io vi saluto, come sempre vi ricordo di mettere un bel like e condividere, perché è molto molto importante. Siamo stufi, vogliamo una nuova proprietà. Ciao a io!